Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi lunedì 4 maggio. Questa sera, come sempre, ci sarà Quarta Repubblica. Vi invito a esserci numerosi, almeno quanto siete numerosi in questa zuppa di porro da un po' di giorni a questa parte. Allora, che cosa è successo sui giornali? Beh, oggi finalmente c'è la fase 2, cioè secondo il governo oggi si dovrebbe riprendere un po' di normalità. Ovviamente la fase 2 non è normale, non c'è normalità. Io vi voglio leggere soltanto le prime 4 righe della stampa diretta oggi da Massimo Giannini, per farvi capire come siamo finiti all'inferno senza essercene accorti. No, non voi che parteciparete alla zuppa, ma voi dovete pensare che cosa avreste detto se sul giornale serio La Stampa nei mesi scorsi avessimo letto queste prime 3 righe dell'apertura della Stampa. Da oggi sì alle visite ai parenti, ma non è permesso abbracciarli. Allora, se voi leggete una cosa di questo tipo su un giornale occidentale, o avete due alternative: o è un giornale satirico, o è La Stampa, o il Corriere, o il giornale unico del virus. Cioè, se un giornalista si presta a scrivere che è possibile da oggi fare delle visite ai parenti, ma non è possibile abbracciarli, e lo mette come dato di cronaca, vuol dire che siamo morti che camminiamo. E sapete che dico? Io me ne fotto, perché non posso uscire, non posso fare quello che vogliono loro, posso uscire soltanto per quello che voglio io. Dentro le mie mura domestiche faccio come mi pare, e lo dovete fare come vi pare. Abbracciate i vostri parenti, se ovviamente siete, diciamo, disposti a farlo, se veramente, se pensate che non abbiano la malattia, o se volete affrontare la malattia, prendetevi la libertà di fare quello che volete nelle vostre mura domestiche. Fumatevi una sigaretta se volete, cosa che non fa bene. Bevetevi un litro di vino, cosa che forse non fa bene. Bevetevi 3 Coca-Cola e abbracciate i vostri parenti. Io vorrei un mondo in cui non ci fossero nelle prime 3 righe di un giornale serio come La Stampa questa frase: da oggi sì alle visite dei parenti, ma non è permesso abbracciarli. D'altronde, voglio dire, i giornali oggi sono pieni di quello che si può fare e di quello che non si può fare, e in questo senso ormai stiamo nella follia più totale, perché dobbiamo affidarci a delle FAQ, cioè a delle domande realizzate come fonte normativa dagli tecnici di Palazzo Chigi, per capire quali libertà ci possiamo prendere. Insomma, neanche Orwell poteva pensare una cosa di questo tipo. Beh, poi l'altra cosa stupenda è Ricciardi. Voi dovete sapere che Ricciardi ha una caratteristica particolare, e che è diventato, come si può dire, l'assistente, il consulente del ministro Speranza. Dovete sapere che lì c'è una bella pattuglia di comunistoni, no? E poi c'è Ricciardi, quello che sicuramente ci mette la mano sul fuoco, si porterà una candidatura che peraltro già aveva avuto nel passato senza esserci riuscito a venire eletto, in uno di questi partiti che quando si voterà fra 102 anni probabilmente si ricorderà di Ricciardi. Ricciardi siede nel board, nel consiglio di amministrazione dell'OMS per nomina di Gentiloni, ed è diventato consulente di Speranza. E oggi in un'intervista su Repubblica, non so a quale titolo si possa permettere il consigliere di Speranza su Repubblica dire: se i contagi salgono tra 2 settimane richiudiamo automaticamente. Ma, toc toc! Ricciardi! Arcuri! Oh! Ma voi chi siete? Ma chi vi ha nominato? Ma come vi permettete? Ma dobbiamo stare un po' calmini, non come sono io. Ma come vi permettete di dire che fra 2 settimane richiudiamo, i contagi salgono? Ma chi vi ha autorizzato? E soprattutto i giornalisti, perché non ve lo dicono, non ve lo chiedono? Ma come ci si può? Già è incredibile quando Conte, come dice, vi consento. Diventa assurdo quando vediamo Colao che dice: ho rimesso in piedi 4,4 milioni di abitanti. Ma sentire Ricciardi che dice che automaticamente si richiude perché in un'intervista sul Corriere aumentano i contagi, chi lo decide che i contagi sono aumentati a sufficienza? E chi lo decide che il problema sono i contagi, se i contagi, come ci spiegano alcune malattie sotto controllo, non portano a morte o a terapie intensive? Chi lo decide? Ricciardi? Ricciardi lo decide? Beh, insomma, purtroppo temo che con questo governo lo decida proprio Ricciardi. Oggi, a proposito degli scienziati, perché ci sono 2 scienziati che stanno sul campo: Bassetti, che si occupa di malattie infettive, il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive di Genova, sul Libero, apertura di Libero, dice, sapete cosa ci dice? Ci dice che a giugno il virus sarà morto. Allora, io non so se abbia ragione Bassetti, me lo auguro ovviamente, ma Bassetti e Ricciardi hanno 2 posizioni diverse: uno cerca di metterci paura, l'altro dice invece, forse alcuni possono dire che è ottimistico, invece racconta la sua esperienza, con una differenza, che uno è un burocrate
Ippocrate dell'OMS, l'altro lavora in ospedale, poi decidete voi a chi affidarvi, io tra i due non avrei dubbi. E poi oggi leggo, l'avete visto, ieri mi avete mandato 100.000 mail, ma oggi il Corriere della Sera intervista il professor, l'intervista al dottor De Donno dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. E insomma, il professore spiega esattamente quello che loro stanno facendo, e che cioè hanno fatto una sperimentazione iniettando un siero degli immuni, come è il sottoscritto, a dei malati, e su 100 casi, 100 casi sono guariti. Però De Donno è una persona seria, dice: guardate che se poi vanno in terapia intensiva, beh, non ce la facciamo più col siero, cioè deve essere uno stadio precedente. Quindi questo siero, secondo De Donno, è molto funzionante in uno stadio della malattia. O questa malattia ha vari stadi, non la conosciamo, e ogni giornale ci spiega un pezzettino di come si può curare questa malattia. De Donno dice che ha un grande funzionamento questa roba del siero. E io penso che quando i Burioni, i Ricciardi ridicolizzano De Donno e in realtà passano più tempo negli studi televisivi che nelle sale degli ospedali, beh, allora io penso che forse tra i due so di chi fidarmi di più. L'altra cosa fantastica è, vabbè, oggi il Fatto Quotidiano parla della cosa di cui vedremo oggi, cioè che ci sarà un esodo nord-sud, ma perché mi chiamano durante la zuppa? Scusatemi che qua spengo eccolo qua. L'esodo nord-sud che ci sarà oggi, perché sarà possibile andare a trovare i parenti da parte di quelli che sono stati nelle regioni per tanto tempo. E beh, fantastica la storia che oggi riportano i giornali, cioè che il capo di gabinetto di Zingaretti fa una cosa che secondo me ha fatto bene a fare, cioè ieri si è fatto un pranzo con gli amici e i vicini, perché adesso ci sono tutte le spie, tutti gli sceriffi, quelli che non pagano le tasse, quelli che magari parcheggiano in doppia fila, quelli che vanno allo stadio a insultare il vicino e che hanno i bambini piccoli, che dicono anche le parolacce come me, insomma avete capito, quelli là adesso sono tutti sceriffi, vedono il capo di gabinetto di Zingaretti e che cosa gli dicono? Lo denunciano, arriva la polizia, e il capo di gabinetto di Zingaretti è ancora peggio delle spie, perché sapete che cosa dice? Dice: era un pranzo di lavoro, oppure dice: sono io che faccio le leggi, insomma non sapete chi sono io. Insomma, questa è l'Italia di questi ridicoli, in cui i burocrati pensano di essere al di sopra delle leggi e i cittadini pensano di essere degli sceriffi, non comprendendo che anche loro tanti peccatucci li fanno. Io direi che potremmo essere tutti meno ipocriti e dire: ragazzi, ognuno abbia la responsabilità di quello che fa, vuole andare a mangiare con 5 amici e facciamolo mangiare con 5 amici, cioè non riesco a capire quel problema. Se poi si ammala, come si ammala se va a letto con una donna senza precauzioni, come si ammala se si prende una polmonite perché non prende le precauzioni, come si ammala se adotta un comportamento di vita poco sano, no? Come si ammalano, come ci si può ammolare? Il rischio zero non esiste, ma questo ovviamente per Ricciardi e gli amici suoi oggi non esiste più. Nel frattempo ci sono altre due o tre cosette che vi devo raccontare. Vabbè, già Lesina oggi ci scrivono un pezzo surreale di 100 righe per dire qual è la differenza tra gli esperti e gli scienziati. Cancellatelo, potete anche far lasciate perdere la cosa. Poi c'è Lazzolina. Allora, Lazzolina, che senza prove diciamo pratiche sembra che sia il ministro della pubblica istruzione, l'ho avuta ospite, anche gentile, l'ho cercata di difendere nel passato quando l'hanno attaccata per motivi di casta, diciamo così, perché il Movimento 5 Stelle è sempre fenomenale, no? Quando tocca a loro è sempre un attacco indegno, quando invece loro attaccavano tutto il mondo era giusto che lo facessero. Beh, oggi io mi leggo un'intervista sul Fatto Quotidiano, che è il giornale di partito, dice: classe alterne solo per i più grandi, spazi esterni per i più piccoli. Poi dopo tutta la polemica che è nata anche con i suoi esperti, perché oggi c'è la dichiarazione della task force del Ministero della Pubblica Istruzione con Patrizio Bianchi, persona seria, che racconta che cosa voleva dire la proposta dell'Azzolina dell'altro giorno, cioè di fare metà classi in classe, metà classe con l'iPad o con il tablet. Beh, insomma, questa roba folle, che era chiaramente anche un bambino capiva, anche il bambino che avrebbe dovuto stare a classe capiva che era una proposta folle, oggi è diventata soltanto un'idea, una discussione da parte della Lazzolina. Ma nel frattempo invece oggi questa, che è solo un'idea, viene ribadita in modo diverso sul Fatto Quotidiano. Sapete cosa c'è? Che se c'ha ragione Bassetti che a giugno scompare il virus, questi esercizi drammatizzanti che fanno i ministeri
misteri sono incredibili. E poi io mi chiedo, ma invece di dire tante minchiate, ma perché il ministro Azzolina non si inchiodava davanti al ministero e diceva rimettete a posto le scuole con i soldi pubblici che oggi ci sono, rifate le manutenzioni? L'avrà detto in qualche intervista, ma avrebbe dovuto farlo. Perché noi abbiamo oggi i primi autobus che si bloccano a Roma perché non li hanno mantenuti? Perché a Roma non c'è un parco tenuto decentemente con che potevamo andare mentre erano chiusi i parchi e rimetterli a posto e rifare i lavori? Perché abbiamo una classe dirigente che fa schifo, va bene? Fa orrore! Tutta la nostra classe dirigente non si assume una responsabilità che sia uno. Noi abbiamo una piccola classe dirigente, diciamo, che si assume qualche potere alla De Luca, e oggi sono dei populisti, ma non i populisti come ci hanno insultato a noi per anni, i populisti della chiusura alla De Luca, no? Che si inventa perché pensa che quello sia un nuovo modo per fare lo sceriffo. Imbarazzante De Luca, che ha dimostrato quello che è sostanzialmente, un uomo che parla bene e che più che altro è un'imitazione di Crozza, non più di quello. Poi stupendo, perché l'America oggi fa l'affondo sulla Cina, perché Mike Pompeo, il capo della diplomazia americana, in un'intervista a ABC dice sostanzialmente che ci sono prove pesanti che il virus sia uscito dal laboratorio cinese. Ovviamente il Corriere della Sera questa cosa la smonta, ma tutti gli altri giornali, compreso Molinari sulla Repubblica, nuovo direttore Repubblica, ma anche un pezzo di Rampini, spiegano perché queste prove sono abbastanza pesanti. Perché lo smonta il Corriere? Perché lì c'è quel linguaggio, diciamo, fantastico dei giornali. Pezzo sull'America che accusa la Cina, cosa che peraltro deve essere tutta dimostrata ovviamente, e in mezzo la foto di Powell, ve lo ricordate, il ministro della difesa all'epoca di Bush, che nel 2003 aveva provato contro l'Iraq delle prove, e aveva trovato delle prove che in realtà poi si dimostrarono false. Quelle erano false. Associare quella foto a quelle di oggi fa pensare tutti quanti noi sono i soliti americani che dicono cose false, invece i cinesi sono dei grandissimi liberali. Beh, e questa cosa che i cinesi sono dei grandissimi liberali sfugge forse anche alla corrispondente della RAI in Cina, la Botteri, su cui c'è una polemica incredibile che racconta bene Mascheroni oggi, sui suoi capelli spettinati. Se io ho i capelli spettinati, chi se ne frega? E se qualcuno me lo dice, chi se ne frega? Se lo dicono alla Botteri, quando si ripettina e lo fa Michelle Hunziker, succede un casino, va bene? Allora, se succede questo casino, è perché la Botteri viene difesa dalle donne, dalle controdonne, dai perfetti, eccetera. Devo dire che anche la Hunziker, che fa parte di quelle che l'avrebbe difesa se non avesse fatto lei la doppiatura di quel pezzo di Striscia la Notizia, ha ragione perfettamente oggi Mascheroni, e questo, non si possono toccare i capelli o sfottere per il look la Botteri. E dice, io quando i professori andavano a scuola si mettevano la giacca e cravatta per rispetto, mentre lei può andare come gli pare, figurati se lo si può dire, però nei confronti di Trump e Boris Johnson si deve smettere allora di sfotterli per i loro capelli. Fantastico. Nel frattempo, in questo casino, la Bonino che cosa pensa? Un appello di 16 senatrici perché vogliono più donne all'interno delle task force. Io dico, ma perché queste senatrici, invece di fare questi appelli assurdi, non chiedano che ci sia più merito nelle task force, che non ci siano i Ricciardi, che non ci sia la gente che vuole andare in televisione, che Arcuri, secondo... Toc toc! Un tempo difendevi la democrazia, il Parlamento, Bonino, oggi le quote rosa nelle task force, non ti rendi conto che Arcuri, che Colao, che Ricciardi non hanno nessuna delega popolare e comandano, e tu stai lì a pensare alle quote rosa? Ma vabbè, lasciamola perdere, perché quella roba lì è altro che i capelli della Botteri. Nel frattempo, fantastica l'intervista a Patuelli oggi, fatta dal mio amico Osvaldo De Paolini, che è uno dei più bravi giornalisti economici. Però io devo, Osvaldo, te lo voglio dire direttamente, vis-à-vis, ecco, è come se fosse un non fossi soltanto con le persone che ci ascoltano, cioè le prime due righe dell'intervista dell'intervista a Osvaldo De Paolini, al presidente dei bancari italiani, dice le grandi opere bisogna fare grandi opere per far ripartire il paese, e poi Romano Prodi ha dato la sveglia. Allora, se il presidente dei bancari, nel momento in cui non danno un prestito, le banche sono chiuse, ci sono dei casini pazzeschi, nelle prime cinque righe dell'intervista vedo che si occupa di cose che non lo riguardano, allora, caro Patuelli, fai quello che hai fatto fino a poco tempo fa, cioè il politico, invece di fare il presidente dei bancari, che oggi ha un altro problema, secondo me, della tenuta del sistema bancario. Ce n'ha migliaia di problemi, di questi 400 miliardi di liquidità che non sono arrivati a terra. Però le prime cinque righe forse sono un errore dei giornali. Permettetemi, mi scuso con Osvaldo, non ho letto l'intervista, perché se io in prima pagina leggo queste
5 righe, io non lo leggo, perché sentire Patuelli che mi spiega, doveva essere un liberale, che bisogna fare le opere pubbliche, che c'ha ragione Prodi, dove leggo con Fausto Carioti invece sulla, su non mi ricordo qualche giornale, grande l'idea di Pier Prodi di ritornare a Beneluce e Mussolini con l'intervento dello Stato di stampo socialista all'interno della economia. Poi l'ultima cosa che vi segnalo dell'economia sono gli 80 miliardi buttati via, e questa è la tesi del tempo, condivisibilissima, perché se noi continuiamo a fare mancette elettorali, chissà quando si voterà, per dare 500, 400, il bonus e le altre cose, e non aiutiamo le imprese, qua non riprenderà l'economia mai. Ultima questione, ma quella è fondamentale, se non ci fosse il Covid solo di questo parleremmo, io godo come un riccio sulla cosa di Di Matteo e Bonafè, per due motivi. Il primo è che si è detto che la trasmissione, tutti, la trasmissione di Giletti, che trasmissione in merda, populista, a me non me ne frega niente la trasmissione di Giletti, a me mi frega che oggi si parla soltanto della trasmissione di Giletti, e quindi, voglio dire, siete tutti dei fenomeni a fare tutti dei... le critiche alle nostre trasmissioni televisive, ma non mi sembra che i giornali in queste settimane hanno portato mezza notizia, che sia mezza, rispetto a quella che è riuscita a creare ieri Giletti in televisione. Chiaro che fanno i fenomeni, voi siete dei populisti, siete dei incredibili, sì, siamo forse dei populisti, siamo incredibili, ma alla fine i giornali riprendono quello che scriviamo noi. Per esempio Giletti ieri a che cosa ha fatto? Ha preso l'eroe del Fatto Quotidiano, il magistrato che ha sconfitto la mafia, l'anti-berlusconiano, quello che dice che Berlusconi ha fatto le stragi, cioè una specie di uomo che sta in un piedistallo, questo Di Matteo, che quando qualche governo ha provato a togliergli la scorta o ridurgliela, non mi ricordo com'era, si sono tutti lamentati. Beh, Di Matteo ieri, intervistato da Giletti, dice la seguente cosa, e questo vi fa capire gli eroi antimafia. Il ministro Bonafede nel 2018 mi aveva offerto di diventare responsabile delle carceri, il DAP, che è una roba che vale 300.000 euro per questi signori, cioè un grandissimo upgrade, diciamo anche economico, più che diciamo... di ruolo, si deve occupare delle carceri, ma questo non lo dice Di Matteo, ve lo dico io. Di Matteo dice: mi aveva chiesto se avessi voluto occuparmi delle carceri o di un'altra cosa. E poi dopo sono stati resi pubblici all'interno del ministero queste intercettazioni di alcuni boss che stanno al 41 bis, che avrebbero detto: se arriva Di Matteo è un problema per noi. Poi io vado dal ministro e il ministro non mi offre più di fare il capo del DAP. Cioè, la sequenza logica è questa: il ministro me lo offre, io mi prendo 48 ore per accettare, nel frattempo i boss dicono che se arrivo io è un casino, il ministro non mi nomina più. Cosa vuol dire questa cosa? Cosa vuol dire? Che il ministro, insinua Di Matteo, sarebbe stato influenzato dai boss. Vedete, io nei confronti non ho grande simpatia, va bene? Ma pensare che Bonafede sia influenzato dai boss per la scelta del DAP, quello io non lo credo, non lo voglio credere, come non credo alle stragi di Berlusconi, non credo alla trattativa Stato-mafia, voglio essere coerente col fatto che io non credo che i boss influenzino la politica, che sia Berlusconi, che sia Di Matteo e che siano altri grandi big della politica sui quali il Fatto ha costruito la sua narrativa negli ultimi anni. Io non ci credo. Però mi viene da ridere perché Di Matteo e tutti questi qua hanno creato questo grande allure proprio nel credere in questi complotti. E allora come facciamo oggi, Bonafede? Cioè, tu sei scioccato da questa dichiarazione che fa Di Matteo, ma quando Di Matteo queste dichiarazioni le faceva nei confronti dell'altro universo mondo che si metteva contro la sua strada, tu ci credevi. Adesso che vedi che anche su di te agisce questa specie di macchina del sospetto, adesso ti dici strabiliato. Insomma, alla fine io ve lo dico come, io non ci posso credere che Bonafede sia fatto influenzare dai mafiosi, non ci posso credere, e che abbia nominato questo quest'altro suo amichetto al capo del DAP, amichetto nel senso che suo preferito rispetto a Di Matteo. Però è il clima dell'antimafia, per cui la regola d'oro è che anche il più puro viene epurato da uno che si sente più puro di lui. Tra Bonafede e Di Matteo si è il, come possiamo dire, la torta dell'antimafia italiana che in maniera plastica viene gettata in faccia al Fatto Quotidiano. Lo vedremo domani come se la cavano i giustizialisti del Fatto, se con Di Matteo il loro eroe o con Bonafede l'altro loro eroe, ma li metteranno d'accordo, vedrete, fra un po' diranno no, ci siamo capiti male, ma quello che ha detto ieri sera da Giletti era chiaro e preciso. Vi do appuntamento questa sera, Quarta Repubblica, non mancate, ciao!